Ciao a tutti, da Filippo e Bianca. Siccome siamo nel periodo pasquale, oggi vi parleremo delle uova. Delle uova, esatto. Vi parleremo dei quattro tipi di uova che si possono trovare più facilmente sulle spiagge. Quando sarà finita questa quarantena e potremo andare a fare una passeggiata, questi saranno i tipi di uova che più facilmente potremmo trovare sulla spiaggia. Andiamoli a vedere. Le prime uova che possiamo incontrare, come sono fatte, Bianca? Sono tipo come dei chicchi d'uva, ma invece no, perché sono uova. Esatto, somigliano a dei chicchi d'uva, ma in realtà sono delle uova. Adesso ve le facciamo vedere in disegno. Eccole qui, sono delle uova di chi, Bianca? Uova di seppia. Sì. La seppia è un mollusco e sembrano proprio dei chicchetti d'uva tutti neri. Le seppie le attaccano a qualsiasi tipo di substrato, quindi sulle alghe, sui coralli, sulle rocce, dove trovano qualcosa per poterle aggrappare. A volte anche qualcosa di umano, per esempio delle cime per le boe, e loro ci attaccano sopra le loro uova. E quando arrivano delle onde molto forti, le possono staccare. E una volta che le staccano, possono arrivare fino alla riva. E noi ce ne accorgiamo perché se le prendiamo in mano e le mettiamo vicino alla luce, si può vedere che dentro c'è una seppietta piccola. Vero, Bianca? Sì. Bianca, con che cosa stai giocando? Con delle spugne? No, con altre uova. Con altre uova? E chi le fa queste uova? La seppia. No, quelle della seppia erano quelle di prima nere. Queste le fa? Pensa. Bianca, guarda qua. È una conchiglia. Esatto, delle lumache di mare, dei gasteropodi. Ma andiamole a vedere da vicino queste uova. Perché diciamo che sono uova? Se uno le vede così, potrebbero sembrare benissimo delle spugne, anche la loro consistenza è molto spugnosa. Però se le osserviamo da vicino, vediamo che ognuna di queste piccole capsule ha anche dei piccoli forellini. Eccolo qua, una si vede bene qua. Vabbè, non tutte, però alcune hanno dei piccoli buchetti e questo ci fa capire che ognuno di questi piccoli bozzetti è in realtà un piccolo uovo. Incontriamo questi ammassi bianchi sulla spiaggia, sappiamo che sono delle uova di molluschi gasteropodi, in particolare della famiglia dei muricidi. Dimmi, Bianca. Perché qua c'è queste filette? Perché ci si incastrano anche dei pezzettini di alghe. Eccoli qui, i molluschi che fanno queste uova. Vedete, sono soprattutto queste due specie, che poi sono anche le specie con cui gli antichi prelevavano il rosso porpora. Bianca, che cosa sono questi astuccetti? Sono uova di razza. Uova di razza, dei parenti degli squali, quindi. Come dei piccoli squali che depongono le loro uova sulla sabbia, anzi sotto la sabbia molto spesso. E quindi queste sono uova simili a quelle degli squali. Parte delle volte quando vediamo queste uova sono già vuote e la razza è già uscita. A volte invece può capitare che purtroppo la razza non abbia fatto in tempo ad uscire da quest'uovo e quindi ancora si trova all'interno. Ma invece che sono queste cose che c'hai qua davanti, Bianca? Questi nastri di sabbia? Sembrano dei pezzetti di sabbia. Ma invece è la sabbia, però è un po' duretta. È un po' duretta questa sabbia perché in realtà, piano piano che è delicatissima, sono delle uova anche queste, fatte tutte a merletti con la sabbia. E sapete chi le fa queste uova così particolari? Un'altra lumaca di mare, un altro gasteropode. Adesso Bianca ve lo fa vedere. Eccolo qua, fallo vedere. Questo. Esattamente. C'è il sole che ti dà fastidio. Questo gasteropode si chiama Neverita josefina e vive nella sabbia e proprio con la sabbia
realizza questi cordoni di piccole uova, molto delicati, ma veramente belli. Quindi abbiamo visto tantissime uova, le uova di razza, le uova di seppia, le uova e due uova di gasteropodi diverse. E qui Bianca vi ha disegnato alcune delle uova, come per esempio questo bellissimo uovo di razza. E guardate che belle le uova di seppia che ha fatto Bianca, fagliele vedere. No, quella è quella di razza, quelle di seppia quale hai fatto? Questa qua, ti ricordi? Con le seppiette dentro. Allora, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto condividetelo, mettete mi piace, dateci consigli e nuove idee. Scusate se c'è qualcuno che taglia il prato in questo momento, noi vi salutiamo, ciao da Filippo E Bianca. e poi Bianca vi ricorda sempre la solita cosa, che gli ricordi Bianca? Ciao A casa avete cercato a tutti e buona Pasqua!